In molti ci state chiedendo come si è organizzata la città con la sua polizia municipale rispetto ai controlli, quindi quelle verifiche che facciamo sul rispetto o meno delle restrizioni imposte dal governo nazionale. Oggi col comandante Bezzon vi raccontiamo come stiamo lavorando. Buongiorno a tutte e a tutti, anche oggi, come è dall'inizio di questa emergenza sanitaria, sarà nei prossimi giorni. La Polizia Municipale di Torino è nelle strade, nei parchi, in tutti gli esercizi commerciali per controllare il rispetto delle prescrizioni dateci dai diversi DPCM. Le cose stanno andando molto bene dal punto di vista del rispetto delle norme, nei parchi la situazione è assolutamente sotto controllo, i pubblici esercizi sono praticamente tutti allineati rispetto alle disposizioni con pochissime irrilevanti eccezioni. Un po' meno bene va sul fronte della mobilità e della mobilità in auto. In questi giorni, proprio anche sulla scorta delle indicazioni e sollecitazioni avute in Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, ci stiamo maggiormente concentrando sul controllo dei veicoli, soprattutto sui grandi assi e all'ingresso della nostra città. C'è ancora un po' troppa gente che utilizza l'auto inutilmente o magari si muove in auto in più persone, potendolo fare invece singolarmente. Su questo abbiamo bisogno che i nostri torinesi, che su tutto il resto si stanno comportando benissimo, si impegnino un po' di più. Un grazie al comandante e a tutta la polizia municipale che sta lavorando a servizio della nostra comunità. E come diceva il comandante, emerge la stragrande maggioranza di cittadini torinesi che stanno rispettando le regole, a cui va il nostro ringraziamento. Emerge anche una piccola parte di persone che continuano a non aver compreso l'importanza e non stanno rispettando queste regole. Questo è un atteggiamento irresponsabile che va a danneggiare tutte quelle persone che invece con pazienza stanno facendo i sacrifici necessari per superare questa emergenza. Ecco, permettetemi di chiudere di nuovo, invitando tutti a pensare che i nostri comportamenti sono a tutela della comunità intera, che il nostro comportamento può fare la differenza rispetto magari a una fascia più fragile. E quindi rispettiamo tutti le regole, perché prima rispetteremo tutti le regole e prima supereremo questa emergenza sanitaria. Grazie a tutti e a tutte.